Madame Elly Schlein, Technopolis. Le notizie che arrivano dalla Cecenia e dalla Russia sono gravissime. Si parla di torture e violenze sistematiche, detenzione illegale di centinaia di uomini gay o presunti tali. Si parla di vere e proprie esecuzioni, di campi per la rieducazione. Tutto questo è medievale, ci riporta alle fasi più buie della storia dell'umanità. E da ultimo l'arresto di diversi attivisti a Mosca, tra cui Yuri Guaiana. Le istituzioni europee e gli Stati membri intervengano a tutela della comunità LGBTI, con tutti gli strumenti a disposizione, i visti e anche quelli d'inchiesta, le pressioni sulle autorità russe affinché questo orrore si fermi. Domani è la giornata internazionale contro l'omotransfobia. Cose come questa dimostrano quanto ce ne sia bisogno. Abbiamo saputo che anche in Italia qualcuno, in occasione del Pride di Reggio Emilia, organizzerà una processione di riparazione. È a questo odio che bisogna riparare, non certo all'amore libero ed eguale. Colleghi, commissario, questa è una battaglia di tutti perché riguarda i diritti fondamentali delle persone che abbiamo messo alla base della nostra Unione. Grazie. La signora deputata Batis Becerra. Gracias, presidente. Señor comisario, la ley antipropaganda gay de Putin de 2013 ha derivado en la caza de hombres homosexuales de Kadyrov hoy. Señor Stylianides,